Probabilmente il video più difficile di sempre. Io non sono pronta, però ci proviamo. Buongiorno a tutti. Nel video di oggi cercherò di parlarvi di uno dei fili rossi delle mie letture. Come sapete, ciascuno nella propria vita di lettore segue determinate piste, determinate tracce, o consapevolmente, oppure a un certo punto si accorge che sta seguendo determinati autori, una determinata letteratura, eccetera. Per me, oltre alla letteratura russa, dei paesi slavi e così via, insomma, uno di questi fili rossi sono quegli scrittori che, pur appartenendo a una determinata letteratura, letteratura determinata dalla lingua in cui scrivono, quindi per esempio la letteratura tedesca per tutte le opere scritte in tedesco, la letteratura spagnola per tutte le opere scritte in spagnolo e così via, appunto questi scrittori che pur appartenendo a una determinata letteratura provengono da un contesto culturale leggermente diverso e arricchiscono la letteratura di cui fanno parte con un apporto culturale ulteriore. Questo fenomeno avviene di continuo in letteratura, si potrebbero fare svariati esempi, mi viene in mente Alexander Hamon, che è uno scrittore di origine bosniaca che scrive in inglese, è naturalizzato statunitense, quindi i suoi libri scritti in inglese vanno a far parte della letteratura americana. Sono libri però che arricchiscono la letteratura americana, angloamericana, di un'ulteriore sfumatura, una sfumatura, un qualcosa in più che viene dal fatto che lo scrittore è in realtà bosniaco. Stessa cosa possiamo pensare per Helga Schneider, che ha scritto tante opere in italiano, pur essendo una scrittrice di origine tedesca, per esempio il famoso Rogo di Berlino. O Chimamanda Ngozi Adichie, che scrive in inglese ma è nigeriana. Insomma, sono dei fenomeni che avvengono molto spesso nel mondo della letteratura. Nelle opere di questi scrittori c'è appunto qualcosa in più, non si allineano a un paradigma già fissato di una determinata letteratura, non è un paradigma puro e univoco, ma con le loro opere c'è un arricchimento della letteratura di cui vanno a far parte. Ed è un arricchimento determinato dalla cultura di partenza di quello scrittore. Tra i tanti casi, come quelli appena citati, quelli che vanno a costituire uno dei fili rossi delle mie letture sono quelli che hanno per protagonista gli scrittori di origine ebraica che sono andati ad arricchire letterature nazionali un po' in tutto il mondo. Attenzione perché il discorso qui è molto complesso, molto fraintendibile. Per scrittori di origine ebraica non intendo scrittori ebraici. Gli scrittori ebraici sono gli scrittori che scrivono in ebraico, per esempio Amos Oz, e fanno parte della letteratura ebraica. Invece altri scrittori, non lo so, Philip Roth, per fare un nome conosciutissimo, oppure Malamud o così via, fanno parte della letteratura americana, pur essendo di origine ebraica. Philip Roth stesso, in questo bellissimo libro che è Perché scrivere, e che probabilmente vedrete un po' per tutto il video, perché per me è fondamentale per il discorso che stiamo facendo, dicevo, Philip Roth stesso ci teneva molto a dire che lui non era uno scrittore ebraico, tanto meno uno scrittore ebreo, perché scrittore ebreo non vuol dire niente, cioè di nessuno, a nessuno di noi verrebbe in mente di dire che, non so, Dostoevskij, scrittore cristiano, cioè non è una categoria, no? E infatti Philip Roth dice: scrittore ebreo americano è una definizione inaccurata e fuori luogo. La preoccupazione dominante per uno scrittore è la lingua, come dicevamo prima, no? La letteratura dipende dalla lingua. Molti di noi muoiono cercando per l'ennesima volta la parola giusta e per me, come per De Lillo, Erdrich, Oates, Stone, Styron e Updike, la parola giusta è una parola dell'inglese americano. Anche se scrivessi in ebraico o yiddish, non sarei uno scrittore ebreo, sarei uno scrittore ebraico o uno scrittore yiddish. Quindi attenzione a due cose: alla lingua di uno scrittore e a non confondere uno scrittore ebraico con uno scrittore ebreo, perché lingua, appartenenza culturale e religione sono due cose diverse. E qui veniamo al secondo ostacolo, perché l'ebraismo è prima di tutto una religione. Gli scrittori che fanno parte della diaspora ebraica non sono per forza scrittori credenti o osservanti, ma scrittori
che vengono dalla tradizione anche solo secolare, culturale ebraica. Quindi qui stiamo parlando del popolo ebraico in quanto appunto popolo con le sue tradizioni, con la sua cultura, che è anche legata alla religione ebraica, ovviamente, più che di fedeli dell'ebraismo. Certo che il popolo ebraico nasce come popolo di religione ebraica, ma la rilevanza culturale e letteraria, nel caso che ci interessa, degli scrittori di origine ebraica va oltre la loro appartenenza prettamente religiosa. Come vedete, la questione è molto complessa, i termini sono spesso ambigui ed è facile scivolare da un'accezione all'altra. Quindi io spero di aver chiarito abbastanza cosa intendo io con scrittori della diaspora ebraica, cioè quegli scrittori che provengono da una tradizione culturale ebraica, ma non sono per forza di religione ebraica e soprattutto non scrivono in lingua ebraica, perché quella è la letteratura ebraica scritta da scrittori di origine ebraica, mentre a me interessa la letteratura tedesca, inglese, francese, italiana scritta da scrittori di origine ebraica. Tornando alla diaspora, visto che l'abbiamo già nominata un paio di volte, anche qui la storia è complessa. La data simbolo è quella della distruzione del Tempio di Gerusalemme sotto l'impero di Tito nel 70 d.C. Da questo momento simbolico, il popolo ebraico appunto ha iniziato a spostarsi, arrivando anche appunto in Europa. Le vicissitudini sono tante, complesse, anch'io devo ancora studiarmele per bene, ma in Europa poi ci sono stati due principali gruppi che esistono tuttora e sono quello degli ebrei sefarditi e quello degli ebrei ashkenaziti che si sono localizzati in punti diversi e hanno qualche caratteristica diversa. Gli ebrei sefarditi infatti si erano stanziati nell'odierna Spagna fino a che alla fine del 400 furono cacciati tramite un editto e da lì poi si spostarono nell'Europa meridionale, nel bacino del Mediterraneo, ma non solo, se pensate, il filosofo Spinoza era un ebreo sefardita e ha vissuto in Olanda, quindi ulteriori spostamenti. Gli ebrei ashkenaziti o ashenaziti, che erano invece stanziati soprattutto in Germania inizialmente, furono cacciati con l'esplosione a metà del 1300 della peste nera. Furono cacciati dall'Europa occidentale, dalla Germania, per spostarsi verso l'Europa centro-orientale. Come vedete, è una storia fatta praticamente di cacciate, persecuzioni, migrazioni, ed è proprio per questo che gli ebrei si sono trovati a vivere in diversi posti e a sopravvivere dentro culture diverse dalla loro e di volta in volta diverse. E hanno reagito anche in maniera diversa, si sono integrati in maniera diversa. Tanti degli ebrei sefarditi o comunque degli ebrei che si sono stanziati nell'Europa occidentale e meridionale si sono spesso assimilati alla cultura di cui andavano a far parte. Se voi pensate a Primo Levi, il cui consiglio, tra l'altro, il primo racconto del sistema periodico Argon, che parla degli antenati, appunto, dei suoi antenati di origine ebraica in Piemonte, racconta un po' la loro storia e poi ne riparliamo anche. Se pensate appunto a Primo Levi dice che quasi lui si è accorto di essere ebreo una volta che è stato perseguitato e rinchiuso nel campo di concentramento perché si percepiva come italiano. Il diario di Anne Frank, per esempio, è scritto in olandese, laddove nell'Europa orientale invece le comunità tendevano a essere un po' più chiuse. Per esempio, gli ebrei continuavano a parlare l'Yiddish, questa variante dell'alto tedesco che si erano portati dalla Germania quando erano stati scacciati per la peste nera, che hanno continuato a coltivare e a usare anche in Europa orientale, ovviamente lingua che ha subito gli influssi anche delle lingue slave e che loro hanno continuato a scrivere con caratteri ebraici, quindi una lingua germanica con delle cose miste scritta con i caratteri ebraici. Pensate che cosa affascinante, che crogiolo di culture che era l'Europa centro-orientale fino alla Seconda Guerra Mondiale. Veramente abbiamo perso qualcosa di grandissimo valore, secondo me. Anche nella letteratura
moderna ci sono stati scrittori che hanno continuato a scrivere in Yiddish. Per esempio i fratelli Singer, Isaac o Isaac Bashevis Singer, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, o il fratello Israel Joshua Singer, anche gli scrittori Yiddish. Poi ci sono invece scrittori che scrivono in altre lingue, per esempio in inglese, scrittori contemporanei che scrivono in inglese, ma che trattano nei loro scritti anche il passato Yiddish della loro famiglia in Europa. Sto pensando a Daniel Mendelssohn, per esempio, che nel meraviglioso, è veramente un libro bellissimo di cui vi ho già parlato, ma su cui vorrei tornare. Gli scomparsi racconta appunto la persecuzione di alcuni membri della sua famiglia durante il nazismo e viene fuori proprio il contesto in cui viveva, un contesto multiculturale del tipo di cui parlavamo prima, in cui queste persone parlavano appunto in Yiddish, pur conoscendo anche la lingua dei Goyim che li circondavano, quindi delle persone non di cultura ebraica, non di fede ebraica, che vivevano insomma intorno al loro mondo. Un altro esempio è Jonathan Safran Foer, che con Ogni cosa illuminata ha fatto la stessa operazione di Mendelssohn, non la stessa dal punto di vista narrativo perché sono due libri stilisticamente lontanissimi, ma dal punto di vista insomma concettuale la storia è simile, si va a cercare il passato in questi shtetl che sono stati distrutti dopo con la seconda guerra mondiale. Gli shtetl sto dando per scontato, ma sono i villaggi, i paesini a prevalenza ebraica che erano disseminati in tutta l'Europa, appunto centro-orientale. Questi scrittori fanno parte della letteratura anglo-americana, ma aggiungono un dato culturale ebraico che va a arricchire queste culture. Non è un fenomeno solo contemporaneo, è un fenomeno anche banalmente del secolo scorso, quando Josef Roth scriveva la storia di Giobbe, anzi non di Giobbe, la storia di Mendelssohn in un libro intitolato Giobbe, raccontava in lingua tedesca la vita negli shtetl, la fuga negli shtetl, e per chi volesse approfondire la figura di Josef Roth e la letteratura ebraica orientale a partire dagli scritti di Josef Roth, anche da un punto di vista sociologico, politico, può recuperare Lontano da dove di Claudio Magris, appunto sottotitolo Josef Roth e la tradizione ebraica orientale, un libro bello impegnativo, ma molto interessante se il tema vi attira, insomma. Come abbiamo detto, la storia ebraica è fatta anche di persecuzioni e di continue migrazioni. In Giobbe, per esempio, la famiglia protagonista si sposta verso l'America e questo succede anche in diversi libri dei fratelli Singer. A cavallo, infatti, tra la fine dell'Ottocento e soprattutto con l'inizio del Novecento, tante famiglie di origine ebraica dell'Europa orientale, ma non solo, si spostarono, a volte spinte dalle persecuzioni, a volte per scelta, per cercare appunto una vita migliore, si spostarono negli Stati Uniti. E proprio da queste famiglie discendono tantissimi scrittori americani contemporanei che fanno parte di questa letteratura della diaspora. Sono una marea, io mi sono fatta delle liste, ma solo di nomi che avevo qui a portata nella mia libreria, cioè negli Stati Uniti, pensate solo a Philip Roth, Nathan Englander, Saul Bellow, Salinger, anche Salinger era di origine ebraica, Malamud, Chaim Potok, di cui vi devo parlare perché ho letto Danny Diletto ed è qualcosa di meraviglioso, poi magari facciamo due parole, ma ne devo parlare poi a parte. Daniel Mendelssohn, che abbiamo già citato, Paul Auster, Jonathan Safran Foer, Meyer Levin, autore di Compulsion, insomma, sono veramente tantissimi. E tutti questi scrittori sono quindi il frutto più moderno della diaspora ebraica, ma in Europa ci sono sempre stati scrittori che appartenevano appunto alla cultura ebraica e arricchivano altre letterature, per esempio la letteratura tedesca ha goduto dei contributi di Kafka, di Elias Canetti, un altro premio Nobel per la letteratura, nato in Bulgaria, conosceva
lingua giudeo-spagnola, scriveva in tedesco, conosceva il bulgaro, l'inglese, di tutto. E questo per me è il bello di questi scrittori, è il mio motivo principale di invidia. Elias Canetti, La lingua salvata, recuperatelo se potete. Anche Auto da fé, però prima La lingua salvata. O ancora Stefan Zweig, della letteratura yiddish abbiamo parlato, Singer. O anche Elie Wiesel, che ha pubblicato La notte per la prima volta, la sua opera probabilmente più famosa di testimonianza sui campi di concentramento, l'ha pubblicata penso in Francia per la prima volta, ma tradotta dal Yiddish. Ci sono poi gli scrittori di origine ebraica che hanno arricchito le letterature dei Balcani, pensate a David al-Bahari, di cui forse ho avuto modo di parlarvi, o ad Anilo Kish, altro scrittore immenso che anche lui ha narrato gli anni della persecuzione in clessidra, per esempio. Se vogliamo guardare all'Italia, abbiamo, beh, Primo Levi, grandioso scrittore italiano, della letteratura italiana, un vero monumento, secondo me, ma ce ne sono tanti altri. Natalia Ginzburg, Giorgio Bassani con i suoi romanzi di Ferrara. Ferrara è stato un centro in cui molti ebrei si sono riversati dopo la cacciata dalla Spagna di fine 400, appunto, quindi non sorprende. E Italo Svevo, Aaron Hector Schmidt era il suo nome di battesimo, se si può dire nome di battesimo di un ebreo, si può dire il nome che i suoi genitori avevano scelto per lui. Diversi sono anche gli scrittori russi di origine ebraica. La questione è ancora più complessa perché l'Unione Sovietica, come sapete, aveva anche una rigida politica delle nazionalità e ovviamente vietava la libertà religiosa, quindi le carte sono ancora più rimescolate, ma tra i nomi di scrittori che spesso erano molto assimilati, ma che non di meno venivano da questa tradizione, insomma, abbiamo Vasili Grossman, abbiamo Mandelstam, di cui vi ho parlato già troppe volte, Isaac Babel, Pasternak anche era di origine ebraica, anche se perfettamente insomma assimilato in tutto e per tutto russo, però non di meno insomma la diaspora è arrivata un po' dappertutto. Tanti di questi scrittori hanno avuto e continuano a avere dei personaggi che vengono dalla loro stessa estrazione di origine ebraica. Pensate a tutti i protagonisti di Philip Roth, ai protagonisti di Malamud, qua, e il commesso in prima linea, non il commesso, ma il proprietario del negozio in cui va a lavorare il commesso. In particolare, scrittori, per esempio, come Chaim Potok, di cui ho cercato di dire due parole prima, raccontano anche lo stato dell'ebraismo americano durante il Novecento. Per esempio, in Daniel Eletto si raccontano le vicende di ragazzi che fanno parte di correnti diverse dell'ebraismo in America, una più tradizionalista di Hasidim, una invece più assimilata con idee diverse sull'istruzione, sul mondo, sulla politica. Quindi resta un tema interessante. Fatto questo excursus di nomi, cose, città, perché mi interessano così tanto questi scrittori? Cosa c'è di bello che mi attira in questi scrittori? Intanto è una differenza che viene innescata in determinate letterature. Come sapete, più differenze, più varianti, più complessità ci sono, più le cose si fanno interessanti. È una differenza che tanti di questi scrittori ci costringono ad affrontare, non cercano appunto, come dicevo, di disinnescarla. E questo loro stagliarsi un po' al di fuori li mette in risalto, ma ci fa vedere l'essenza di un essere umano, il comportamento di un essere umano che nella folla di cose tutte uguali spesso tende a sfuggire. Non so se è un discorso che ha senso. Questo ha causato qualche problema, soprattutto Philip Roth, che sempre in questo libro spiega come sia stato accusato di antisemitismo perché descriveva dei personaggi ebrei moralmente ambigui. Lui semplicemente spiega come sia una caratteristica umana, quindi come ci sono degli americani che fanno cose malvagie, così ci sono anche degli ebrei che fanno cose malvagie, ma perché sono umani, non perché sono ebrei, no? Quando lui spiega,
Qualcuno che legga Anna Karenina non si chiederebbe mai se il tradimento è un comportamento tipico russo. Invece con i libri, con dei personaggi di origine ebraica, appena si dimostra un difetto morale di un personaggio, subito si va a chiedere se sia una cosa tipica ebraica, no? E stessa cosa, della stessa cosa parla anche Singer, intervistato nelle chiacchiere di bottega che trovate qui dentro, o forse anche Scholte, una volta si trovavano per Einaudi. Racconta che spesso gli è stato scritto: ma perché parli sempre di ladri ebrei e prostitute, ladri ebrei e prostitute ebree? E lui risponde: di cosa devo parlare? Dei ladri spagnoli, cioè parlo di quelli che conosco. Quindi è evidente che la differenza che viene innescata da questi personaggi appartenenti alla cultura ebraica non è una differenza umana, cioè non sono persone ontologicamente diverse, però si vede appunto anche come innescare una differenza non sia mai un'operazione neutra, tant'è che questi comportamenti saltano all'occhio. Allora, secondo me, questo mettere, questo aggiungere un più, una differenza, una piccola variazione all'interno della massa di personaggi tutti uguali, è un modo per riflettere in modo diverso sulle cose in generale, senza poi andare a sindacare sul fatto che i personaggi appartengono a un'altra cultura, che è assolutamente una stupidaggine, come abbiamo visto. Altra cosa che mi attira, sempre Singer nell'intervista a Philip Roth dice che lui parla tutte le lingue con un accento straniero. Anche l'Yiddish, dice, per i lituani io l'Yiddish lo parlo con un accento straniero, essendo proveniente dalla Polonia. Ecco, questa sensazione di sentirsi sempre straniero, sempre sradicato, è un tratto tipico della diaspora ebraica, ma è un tratto che appartiene all'umanità in generale, e questa condizione di personaggi, di scrittori, si trovano a vivere in un contesto straniero, è una condizione che me li fa sentire molto vicini e che secondo me sprigiona molta, molta umanità. Tutto quel senso di inadeguatezza è cristallizzato nella figura dell'ebreo sradicato. Questo spesso porta a delle reazioni, sempre questo libro che ormai è la nostra guida. Quando Philip Roth in questo libro parla di Saul Bellow, dice che ci sono anche delle reazioni a questa sensazione di sentirsi inadeguato, di non essere considerato alla pari degli altri, tanto che Saul Bellow, in uno dei libri che continua ad avere tratti autobiografici, cioè O.G. March, afferma, e proprio all'incipit del libro, non sono ebreo figlio di immigrati, ma sono americano nato a Chicago. Quindi poi questo senso di sradicamento dà dei risultati anche interessanti. E questo essere sempre sradicato, parlare tutte le lingue con accento straniero, deriva appunto da questi spostamenti che hanno fatto in modo che questi autori conoscessero una marea di lingue e una marea di culture. Come sappiamo, ogni lingua aggiunge qualcosa al nostro modo di vedere il mondo. C'è questo mistero anche un po' romantico, se volete, per cui ogni lingua porta con sé una visione del mondo, una visione dell'umanità, determinati concetti che non esistono in altre. E quindi tutti questi scrittori così cosmopoliti, che sono stati anche perseguitati proprio per il loro cosmopolitismo, pensate che in Unione Sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei erano perseguitati esattamente con l'accusa di cosmopolitismo. Ecco, il cosmopolitismo secondo me è una grande ricchezza e tutti loro ne sono ricchi. Io ho sempre parlato dell'arricchimento delle culture di arrivo, delle culture, delle letterature di arrivo di questi autori, ma in realtà le culture tra cui questi autori sono stati dispersi hanno arricchito anche la tradizione ebraica. Fa una bellissima riflessione. Sempre Primo Levi, avevo detto che tornavamo sul racconto Argon, che è quello che apre questa raccolta di racconti che è tra le più belle che esistono secondo me in lingua italiana, che parla di come la lingua dei suoi antenati si sia intersecata con il piemontese, dove si sia allineata, dove si sia differenziata,
Dice, è una lingua parlata da un manipolo di persone, ma che all'interno questo contrasto tra il piemontese, un dialetto sobrio, e invece la solennità dell'ebraico, e dice che ha un contrasto che ne rispecchia un altro, quello dell'ebraismo della diaspora, disperso fra le genti, i goyim, appunto, teso tra la vocazione divina e la miseria quotidiana dell'esilio, e un altro ancora, ben più generale, quello insito nella condizione umana. Per quello dicevo che gli scrittori ebrei della diaspora interpretano bene la condizione umana. Quello insito nella condizione umana, poiché l'uomo è centauro, groviglio di carne e di mente, di alito divino e di polvere. Il popolo ebreo, dopo la dispersione, ha vissuto a lungo e dolorosamente questo conflitto e ne ha tratto, accanto alla sua saggezza, il suo riso. Che infatti manca nella Bibbia e nei profeti, né pervaso l'Iddish, e nei suoi modesti limiti lo era anche la bizzarra parlata dei nostri padri di questa terra, che voglio ricordare qui prima che sparisca. Parlata scettica e bonaria, che solo a un esame distratto potrebbe apparire blasfema, mentre è ricca invece di affettuosa e dignitosa confidenza con Dio, no Signor Adonai Eloheinu, Kadosh Baruch Hu. Per me è meraviglioso questa ricchezza, questo continuo intersecarsi di una cultura con l'altra, questo continuo scambio conflittuale spesso, ma che ricalca il conflitto e lo sradicamento di ciascuno di noi, della condizione umana in generale, per me è meraviglioso. In più, ultimo motivo per cui continuo a leggere questi scrittori, è cercare di far rivivere per lo spazio di una lettura quello che qualcuno ha cercato invece di distruggere per sempre nel secolo scorso, di eliminare dalla faccia della terra, riuscendoci purtroppo in gran misura, però penso che sia anche un po' un dovere cercare di dargli spazio, insomma. Quindi io so che è stato un video un po' delirante, spero di avervi dato dei nomi che vi hanno incuriosito e di rivedervi. Ciao!